Presidente, una mostra per celebrare quei marchi che hanno sfidato il tempo. Sì, è una mostra soprattutto per riaffermare la nostra identità, che è un'identità innanzitutto imprenditoriale, ma è un'identità culturale, e attraverso questa è l'identità di questa provincia. Noi pensiamo che siamo il pilastro portante non solo dell'economia, ma oggi anche della socialità. Non si può redistribuire il reddito se prima non lo si crea. Queste aziende, da 200 anni qualcuna, tutte le altre veramente da 110 anni, sono presenti sul mercato con laboriosità, con attenzione, innovandosi. E questo è un merito che va dato non soltanto agli imprenditori, ma anche ai lavoratori di queste aziende. Pertanto questo oggi celebriamo, appunto, questa operosità e soprattutto questo modo di fare impresa, che è l'unico modo possibile. Presidente, con la crisi che sta colpendo la Sicilia e l'Italia in generale, quante possibilità ci sono che fra 40 anni si possa rifare una mostra del genere? Ma intanto auguriamo la possibilità che tra 40 anni celebriamo gli 80 anni di queste imprese, che è la cosa più importante. Noi dobbiamo essere assolutamente ottimisti. Certamente per ora le politiche economiche statali non ci hanno aiutato, cioè con la contrazione dei consumi non si può continuare a contrarre ancora. Poi tra l'altro le nostre aziende raramente, ma per problemi di marginalità geografica, per tanti altri problemi, possono essere vocate all'esportazione. Pertanto sono aziende che sono vocate soprattutto ai consumi locali e ai consumi nazionali. Dobbiamo necessariamente essere ottimisti, cioè, e lo possiamo essere guardando la storia di queste imprese, guardando i prodotti, guardando i macchinari, guardando a quello che si è fatto, che un poco si gettano le basi per quello che si potrà fare.